Ragazzi, oggi un video importantissimo. Mi è venuta un'idea di business incredibile, adatta per chi parte da zero, quindi ve la condivido, visto che io ho già un business online avviato, la mia nicchia, sono esperto nel mio settore, poi vendo consulenze e videocorsi. Per chi non mi conosce, sono Michele Maraglino, faccio business online dalla fine del 2016, ve lo ripeto brevemente, ho un canale YouTube più grande di questo con cui vendo infoprodotti e consulenze che si chiama Michele Maraglino Musica. E in questo canale, Michele Maraglino Business, condivido la mia esperienza lato business completamente gratis. Iscriviti per favore, commenta. Oggi lascia un commento perché è un video clamoroso. Ho avuto questa idea di business e invece di metterla in piedi io la regalo a voi. Che poi magari può essere spunto per altre idee, perché non è che tutti possono fare la stessa idea, però faremo un video incredibile. Quindi iscriviti dove ti spiegherò come puoi realmente partire da zero nel 2023, creare un business online a costo zero, creando un qualcosa che ti permette poi ogni mese di avere delle entrate passive. Te lo faccio con un esempio reale di un'idea che mi è venuta a me e che la cedo a voi il più veloce. Tanto poi il problema non è tanto realizzarlo, perché realizzarlo è semplicissimo, è come lo realizzi e quanto ti impegni. Andatevi a vedere il video che ho fatto, che si intitola L'approccio sbagliatissimo al business online. Lì capite che approccio dovete avere, per avere un business online vincente che poi effettivamente vi fa guadagnare, ok? Poi io vi posso dare l'idea, ma poi sta a voi. A come vi approcciate, lo fate seriamente, la buttate lì così, prendete, perché qua veramente lo possiamo, cioè quello che vi sto per dire, quello che vi sto per condividere è una roba che potete fare anche in un pomeriggio, mettere online una struttura che vi fa guadagnare in un po', lo potete fare in un pomeriggio, in un giorno. Il problema è come lo avete fatto con il giusto approccio, avete abbracciato la complessità, andatevi a vedere quel video che è importante. Qui oggi vi condivido questa idea di business, un business che è fatto semplicemente da un canale YouTube, un cash cow channel, e poi però fatto con la testa, prima di lanciarlo abbiamo scelto, vi dirò la nicchia, ok? Vi dirò poi che prodotti poter creare, come guadagnare con le affiliazioni, ok? Adesso partiamo, iscrivetevi, commentate. Allora, l'idea è questa, mi è venuta in mente che a me piace, ok? Io quando vedo video con la pizza, ok, mi fermo e li guardo. E ho detto: ma un cash cow channel dove semplicemente c'è della pizza che viene tagliata, che viene mangiata, ok, che io posso guardare bella condita, perché mi piace anche guardare queste robe qua. Esistono, ho fatto una ricerca su YouTube, ci sono tanti canali che parlano di pizza, ma proprio in stile cash cow non ne ho trovati. Cioè, potete creare questi video lunghi in cui si vede della pizza che fa qualcosa, ok? E credetemi, creando video lunghi sicuramente cioè ha un potenziale questa roba qua. Potete fare un sacco di visualizzazioni, ottenere la monetizzazione. Quindi si parte con un cash cow channel tema pizza, ok? Questa è l'idea. Quindi se io dovessi partire adesso o volessi aprire un nuovo business, farei una roba del genere, ok? Questa è un'idea che vi condivido. Tema pizza, quindi su YouTube pizza, vedete, ho scritto pizza e ci sono tanti video di pizze, gente che mangia la pizza, ok, ma non c'è un cash cow channel, un canale YouTube dove c'è solo della pizza, che si vede della pizza. Potreste semplicemente mettere dei video della pizza con della musica di sottofondo e stop, non parlate niente, così è un cash cow channel che può essere visto in tutto il mondo. Ok, io effettivamente non ho fatto una ricerca per gli altri paesi, probabilmente una roba del genere potrebbe esistere, però comunque c'è poca competizione, secondo me. Dove prendo le immagini della pizza? Ragazzi, come vi ho fatto vedere in tanti altri video, ci sono delle piattaforme che hanno dei video gratuiti, free copyright. Ovviamente io vi dico di utilizzare questi video, ma di montarli insieme, non di prenderli e semplicemente pubblicarli. Tipo Pixabay. Allora, avevo controllato su Pexel, se io metto video, ok, e metto pizza, guardate quanti video escono, 1200 video, ok? Tipo questo video a ripetizione con una bella musica, oppure le abbinate tra di loro, cioè sta roba si guarda che è una bellezza, ok? Ma potete realizzarli anche voi. Ecco che qui entra in ballo il discorso su come vi approcciate al business. Potete approcciarvi in modo sbrigativo, allora prendete questi video, li pubblicate, avete fatto e poi vi lamentate che non avete ottenuto vendite, non avete ottenuto visualizzazioni.
Oppure vi mettete lì, andate in giro per le pizzerie, realizzate video inediti vostri di gente che mangia la pizza, oppure li fate voi e producete contenuti. Allora questo già richiede più sforzo, però poi verrete ricompensati. Io vi do delle idee. Comunque, siete nel buio della vostra cameretta. È anche affascinante questo, che io sono nel buio della mia cameretta, e mi metto lì, lavoro un pomeriggio, un giorno, 2 giorni, 3 giorni, prendo i video, li monto insieme, creo il cash cow channel, poi andrò a creare dei prodotti. Posso creare un libro di ricette con ChatGPT, che non ce lo metti, però fallo prima. Ecco, il mio consiglio è, prepara un po' di cose prima di partire con i video, in modo che in descrizione puoi mettere il tuo libro di ricette, puoi mettere i link affiliati da Amazon a ricettari, oppure forni, si vendono su Amazon forni per fare le pizze in casa, ricettari per fare le pizze in casa, il tuo corso per fare la pizza in casa. Ragazzi, una volta che hai visualizzazioni e hai tanti iscritti, poi li puoi vendere qualsiasi cosa, guadagni sia dalle visualizzazioni, ma anche da affiliazioni, vendita dei tuoi prodotti. Ok? E infoprodotti. Quindi, guardate quanti video c'è, cioè io resterei a guardare. Il punto è, cruciale è fare video belli, ok? Video goduriosi. Guardate questa pizza in teglia, cioè mi sta venendo fame. Cioè io starei le ore a guardare questi video di pizze, ok? Ovviamente YouTube, se partite da YouTube, monetizzazione importante si fa con i video lunghi, ok? Quindi dovete creare video da 5, 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti, ok? E quindi è questo il difficile, guardate tutta la pizza filante. Addirittura si possono acquistare da iStock, non so quanto costano, 45 € per questo video, un video di 15 secondi, vabbè, ma lo faccio. Però offerta nuovo cliente, c'è anche un abbonamento su iStock. Posso vedere il play? Vabbè, poi potete rallentare in slow motion la pizza filante. Questa roba qua deve essere food porn, ok? Con la pizza. Quindi potete. Qui ci sono una marea di video, anche questa fetta, anche short così. Credetemi che la gente se li guarda. Potete realizzarli anche voi, tutto sta nel creare video goduriosi e lunghi. Per monetizzare con YouTube devono essere lunghi. Quindi, vediamo su Pixabay se scrivo pizza, che cosa mi dice? No, le immagini, ma i video. Ah, 20 secondi, 9 secondi, 17 secondi. Qua non mi dice il numero totale di video che ha trovato, no, non me lo dice. 48 secondi, ecco, pazzesco. Questi sono gratuiti, eh? 48 secondi di questa roba. Ovviamente devono essere video goduriosi, ragazzi, eh? Presi e buttati lì, non andate da nessuna parte, ok? Guardate questo, 8 secondi, vedete la pizza che viene tagliata. Dopodiché, quindi abbiamo già i video, tantissimi video. Poi, ragazzi, ChatGPT. Creiamo dei ricettari, li mettiamo su Amazon, o creiamo degli infoprodotti, li mettiamo su Gumroad. Vatti a vedere la mia playlist, ChatGPT come guadagnare, il video, magari te lo metto anche nelle schede su come guadagnare e creare infoprodotti con Gumroad. Crei il tuo, ecco, invece di andare su Amazon, ti crei il tuo PDF con il modo migliore per fare la pizza fatto da ChatGPT, ok? O se hai una tua ricetta, perché comunque è un tema comune, potresti essere un appassionato di pizza, potrebbe essere un'idea. Il tuo metodo segreto per creare la pizza fatta in casa, riproducibile, ecco, io farei un manuale così. Proviamo ChatGPT 3.5, che è, diciamo, la versione gratuita, se no anche il 4 viene meglio, però restiamo gratis, YouTube è gratis, ci sono i video su queste piattaforme che sono gratis, possiamo montarli insieme, scriviamo il nostro corso o infoprodotto o libro, cioè che è la stessa cosa, lo scriviamo con ChatGPT. Gratis, perché il 3.5 è gratuito. Scrivi un manuale per fare la pizza in casa che contiene un metodo segreto per ottenere la stessa pizza della pizzeria. Ma l'ho scritto malissimo. Qui c'è una S, però per farvi capire, no? Ed eccolo che lui lo scrive. Lo prendiamo, lo salviamo, lo mettiamo su Gumroad e poi mettiamo il link nella descrizione del video, no? Poi se lo volete fare senza parlare in lingua, ovviamente lo scrivete in inglese.
qua si è bloccato, mettiamo continuo. Ok, lo scrivete in inglese oppure se lo fate in italiano, dipende dal canale YouTube. Vedete, il metodo segreto. Conclusioni, dai un titolo a questo manuale. La pizza perfetta, il manuale segreto per creare in casa una pizza come quella della pizzeria. Pazzesco. Clicchi, lo vendete a $10, così già iniziate a monetizzare da subito, dal giorno zero, da quando partite con i video. Questa è un'idea che potete applicare in qualsiasi settore, ok? Cioè, è un'idea di business che funziona, che grazie all'intelligenza artificiale voi potete realizzare comodamente da casa a costo zero, ok? Ovviamente approcciatevi in modo serio, fate i video voi, create contenuti, fate un cash cow channel che può essere interessante, cioè io 20 minuti di uno che mangia una pizza o di gente o di zoom su pizze filanti, ecco, compilation pizza filante potrebbe essere un'idea, quindi prendete tutta una serie di pizze che... Quante idee vi sto dando? Vi siete iscritti al canale? Cioè io vi sto condividendo gratis. Iscrivetevi al canale e commentate. Commenta adesso: Miki, la pizza, ci mancava solo quella. Grazie. Scrivetelo: Miki, ci mancava solo la pizza. Grazie. Scrivelo adesso, mi aiuti. Dobbiamo arrivare a 10.000 iscritti entro il 6 luglio. 6 luglio, mio compleanno. 10.000 iscritti. Fammi il regalo, iscriviti e commenta. Miki, ci mancava solo la pizza. Dai. Quindi, abbiamo detto ChatGPT, YouTube più ChatGPT, quindi più... Amazon, ragazzi, le affiliazioni, quindi creo il mio prodotto, posso creare il mio corso, come vi ho fatto vedere, andatevi a vedere i video come creare un corso con ChatGPT, come creare un video corso con ChatGPT, come anche quello su Gumroad, come vendere corsi in PDF, quindi potete creare il vostro corso, quei video vanno ad integrare questo. Potete creare il vostro corso lungo, un libro o anche un libro, semplicemente poi scrivi 100 ricette di pizza. Ora sto facendo un esempio. Ecco una selezione di 100 ricette. Ok, potete far sviluppare a ChatGPT, ma ci rendiamo conto di che cosa abbiamo fra le mani? Possiamo fargli sviluppare tutte le ricette, tutte. Descrivi come realizzare ognuna di queste 100 ricette. Per esempio, vabbè, qua si è interrotto, però descrivi come gli ingredienti, descrivi come realizzare ognuna di queste ricette. Certamente, tuttavia, a causa delle limitazioni di spazio posso fornirti la descrizione dettagliata solo per alcune ricette. Se avete ChatGPT-4, scrive di più e quindi vi fa tutto. Anche qui è tutta una questione di approccio. E lo volete fare in modo serio? Allora fate voi video, allora vi pagate l'abbonamento di $20 al mese di ChatGPT-4, così create contenuti migliori. Sta tutto lì. I business, l'ho già detto in quel video, quello, l'approccio sbagliatissimo al business online. I business online funzionano tutti. Tutto sta, scusate il gioco di parole, nel vostro approccio. E ogni singola decisione che prendete influirà su risultato finale. E che cosa vuol dire? Vuol dire che se io le decisioni che prendo le prendo tutte per evitare la complessità, evitare le cose difficili, otterrò lo schifo, otterrò niente. Se invece ogni scelta che mi si palesa ed è difficile, cavolo, dovrei fare il video di 20 minuti affinché un canale YouTube possa partire, un cash cow channel, come faccio a fare 20 minuti di pizza? Scarico questi da 30 secondi, li metto tutti vicino, uno a fianco all'altro che non si capisce niente, perché la gente dovrebbe guardare questo video? Oppure mi metto qui, prendo la mia pizza, metto la telecamera in slow motion, faccio la taglio, poi tiro un pezzo, magari, ecco, diminuendo la velocità potete rendere sia il video interessante, ma anche per voi avere un minutaggio più lungo. Guarda, quante idee vi sto dando, ok? Poi ve le sto dando in modo pratico, non c'è nessuno in Italia, YouTube Italia Business, che vi, in modo concreto, poi vi dà un'idea, che poi magari, non, forse... è anche sbagliato perché poi tutti fanno quella roba lì, ma ovviamente potete declinarla su altre tipologie, vi posso far venire delle idee, quindi iscrivetevi e commentate, ok? Quindi in modo intelligente, questa è un'idea che funziona, se ti metti veramente, in Italia non c'è, quindi potresti anche pensare di farlo in Italia, se ti metti seriamente a realizzare, io mi iscrivo, mettetemi nei commenti se realizzate i cash cow channel, che io mi iscrivo e mi guardo tutti i video, è come me, tantissime altre persone, però con la testa, ok, questa è l'idea, ottimo, poi creo un libro, il manuale 100 ricette, creo un corso,
AI ChatGPT, puoi fare tutto, puoi creare un corso anche video, vatti a vedere come creare un videocorso con ChatGPT, flyki.ai e lo puoi vendere su Udemy, ok? Fai anche delle vendite organiche su Udemy, ma anche delle vendite grazie al tuo canale YouTube, perché se i tuoi video cominciano a macinare visualizzazioni, poi la gente guarda il link in descrizione e qualcosa te la compra. Quindi devi avere link a Udemy di un videocorso, link a Gumroad di un prodotto digitale, link ad Amazon di un libro. Per i tuoi prodotti, perché falli, ok? Dopodiché c'è tutto il mondo delle affiliazioni. Amazon, mettilo il link affiliato. Il miglior, ti basta iscriverti al programma affiliazione di Amazon e lì hai libri di cucina, libri di pizza, hai tutti i forni, tutti gli strumenti per fare la pizza in casa, la pietra come si chiama? La pietra marmorea, per farti la pizza nel forno di casa come se fosse il forno della pizzeria. E quindi là, cioè, un forno in casa può costare tanto e quindi tu puoi prendere una bella percentuale, portarti a casa ogni mese soldi da KDP Amazon. Quindi i libri che scrivi, vatti a vedere il mio corso, c'è pure il corso di un'ora su come ho scritto un libro con ChatGPT, l'ho messo su Amazon e ho fatto guadagni. Lo puoi fare nel tuo campo, quindi hai libri, prodotti e affiliazioni. Poi ti possono addirittura, se il tuo canale cresce, ti chiamano le aziende che fanno forni, che fanno diciamo attrezzi per la pizza o sì, per la pizza in casa, aziende che fanno forni sostanzialmente per fare la pizza. Questo è un esempio, poi in ogni nicchia ci sono aziende che possono essere interessate a pubblicizzarsi nel tuo canale. Tu hai una grande opportunità nel 2023, tu hai la possibilità di creare un canale che attira un pubblico e l'ho già detto in altri video, avere un pubblico che è interessato in un determinato argomento è uno degli asset più importanti dei giorni nostri, che ti permette di monetizzare in modo molto libero, nel senso che tu ti puoi gestire il lavoro da solo e puoi guadagnare anche tanti soldi. È perché incominci a crescere il tuo canale YouTube o il canale, puoi anche aprire una pagina Instagram, puoi anche, ovviamente tutto questo lo puoi declinare nel social che più preferisci. Ovviamente se apri una pagina Instagram farai anche dei post, farai anche dei reels. Ovviamente i reels, gli short e TikTok, il formato verticale lo farai ovunque, però se apri su TikTok farai solo short, ok? Video verticali, se apri su Instagram, idem. YouTube però ha una parte di monetizzazione interessante. Dal punto di vista del cash cow channel, ragazzi, è una bomba, cioè uno si intripperebbe a vedere video e ripeto, video solo con la musica e la pizza in slow motion che fila, gente che la mangia così, la gente passerebbe, io me li guarderei tantissimo. Se fate senza nessuna voce, che tutti si stanno ancora a chiedere se il voiceover fatto dall'intelligenza artificiale può penalizzare, ragazzi, non lo so. Probabilmente no, nel senso che tutto sta nella tipologia di video, ok? Secondo me no, non ho casi. Però in questo caso togliamo anche questa incognita, mettiamo solo la pizza e le immagini e se lo guardano in tutto il mondo e guadagnate un sacco di soldi, perché se fate centinaia di migliaia di visualizzazioni al mese, milioni di visualizzazioni al mese, sono soldi già da YouTube. In più c'è tutta la parte delle affiliazioni Amazon, c'è tutta la parte dei vostri prodotti che potete decidere se fare libri su Amazon, oppure tutte queste cose. Libri su Amazon, corsi su Udemy, che ne so, su Gumroad, prodotti digitali, ok? Potreste anche fare i vostri prodotti, utilizzare ClickFunnels, guardatevi il mio corso su come creare un info business, cioè potreste fare tutte queste cose, però volendo partire da zero, quindi appoggiarsi in modo completamente gratuito, non dovendo comprare nessun tool, quindi Amazon KDP, libri, poi che cosa fate? Videocorsi, i vostri prodotti digitali, videocorsi e poi tutte le affiliazioni dei prodotti. E in più, che non l'ho messo nel titolo, ma ci sono anche le sponsorizzazioni. Potete fare sponsorizzazioni perché se il vostro canale principale cresce, che ripeto, può essere YouTube. Io farei YouTube perché avete sia la monetizzazione che è interessante a livello proprio di sola monetizzazione potreste portarvi 1000, 2000, 3000 euro a casa, 10.000 euro a casa se lo fate mondiale e fate milioni di visualizzazioni ogni mese. In più tutto il resto, cioè stiamo parlando di un business potenziale che può fare tranquillamente 20.000 di media,
dai 10 ai 30.000 euro al mese, 20.000 euro al mese. Ovviamente ci vogliono del tempo, non li fate domani mattina, dovete mettervi lì, fare, prendere tutte le decisioni. Quando trovate una difficoltà, vi ci fiondate, ok, devo fare video lunghi, li voglio scaricare, ma no, vado e li faccio io. Questo è l'approccio giusto che poi vi porta a risultati, ok? Ma parliamo potenzialmente 5K al mese da YouTube, altri 5K mi sto mantenendo basso da affiliazione e vendita di prodotti, sono 10K. Se poi ci arrivano pure le sponsorizzazioni, il canale cresce talmente grosso, potete fare anche solo 10.000 euro al mese di sponsorizzazioni. Vedete che a 20.000 euro si arriva, ma non si arriva domani, si arriva fra un anno, 2 anni, 3 anni. È sempre lo stesso discorso. Sono disposto a lavorare anche un anno, 2 anni senza guadagnare praticamente niente, ma con in vista la possibilità poi di farne 5, 10, 15 al mese e avere la mia impresa. Sono disposto a lavorare senza vedere i risultati. O faccio parte di quella categoria di persone che io che non ci potevo credere quando ho visto sotto un mio video una persona farsi il conto di tutte le ore che avevo impiegato per creare questo canale YouTube. Si è fatto il calcolo fin dove sono arrivato quando non guadagnavo. Allora ha fatto un calcolo e quindi guadagnavo 10 centesimi l'ora. Ma sei scemo? Cos'è questo modo di guardare le cose in piccolo? I tempi sono duri, ragazzi, dovremmo veramente cambiare. Cioè, secondo me funziona meglio al giorno d'oggi perché ci sono, perché i tempi sono questi, ci sono queste opportunità, ci sono i social, c'è l'intelligenza artificiale. Vuoi veramente andare sotto padrone, veramente, e farti sfruttare quando per 2.000 euro pure per te sono un buono stipendio? Ne puoi fare 10 volte tanto. E molto spesso non guadagni 2.000 euro, guadagni 1.200 euro e non hai tempo per niente. Cioè, non lo so, ma è normale perché adesso ci sono altre opportunità. Ma è inutile fossilizzarsi su quel modello di vita che non esiste più, quello dei miei genitori, che gli permetteva di vivere serenamente. La classe media è morta, o sei povero o sei ricco. E mi dispiace, sono tempi bastardi, perché essere ricco non è facile, nel senso devi cambiare mentalità, capire che non devi scambiare tempo per denaro. È complicato il processo che ti porta da povero a ricco. Ecco perché sono anni spietati, ecco perché dovresti iscriverti a questo canale YouTube, ecco perché io condivido gratuitamente molte cose, anche corsi, anche processi, ma anche a livello di mente. Ok? Sono anni bastardi questi. Quindi secondo me dovresti impegnarti, più ti impegni, più abbracci la complessità e più puoi vivere felice. Sta a voi ragazzi, io oggi vi ho dato un esempio reale, ok, concreto. Cash Cow Channel sulla pizza secondo me spaccherebbe, non ho il tempo di realizzarlo io, né la voglia probabilmente. Probabilmente questa idea potrebbe essere molto più utile a una persona che inizia da zero, quindi ho voluto condividere questo video. Se vi è piaciuto, non vi chiedo nulla in cambio, soltanto di iscrivervi al canale, è gratuito per voi, ma a me mi aiutate tanto. Lasciate anche un commento, anche basta viva la pizza, qualsiasi cosa vi viene in mente, commentate, più questo video ha visualizzazioni, più il canale cresce. Ogni volta che vedo che un video ha tanti commenti, vedo che aumentano anche il numero degli iscritti giornalieri, quindi mi aiutate tantissimo. A voi non costa nulla, anche scrivete viva la pizza o mettete una piccola emoticon. Se ritenete che questo video abbia tanto valore, come lo ha, ve lo dico io, anche commentate, scrivetemi, mi pagate veramente tanto, mi aiutate a crescere. Poi, chi vuole essere seguito da me, ovviamente c'è sempre la mia mail in descrizione, faccio consulenze, che mi piace, tanti di voi sono contento che me le chiedete, le facciamo e vi posso aiutare anche così. La mail è in descrizione, mi scrivete e poi organizziamo la consulenza e poi posso seguirvi più da vicino, capire che business è meglio per voi, come realizzarlo, posso seguirvi anche passo passo. Contattatemi, la mail è in descrizione. Per il resto, ragazzi, vi aspetto nei commenti numerosissimi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video, se vi ha ispirato, iscrizione, campanellina. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!